regionale. Dopo una lunga e complessa gestazione, finalmente il parto. Ieri l'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell'Agro Nocerino ha elaborato in via definitiva il bando per la selezione del nuovo coordinatore, dopo la fase di interregno in capo ad un dirigente del Comune di San Valentino Torio. In prima battuta la ricerca avverrà tra il personale in servizio negli stessi comuni, all'ASL ed in provincia, con un massimo di 10 punti che verrà assegnato sulla base del curriculum formativo e un punto aggiuntivo per ogni anno di certificata azione in seno ad organismi eroganti servizi sociali alla persona. Il nuovo coordinatore del piano di zona avrà incarico per i prossimi 2 anni. Qui c'è stata serenità nella conversazione, si sono determinate le regole del bando per cui, attraverso il quale verrà selezionato il nuovo responsabile del piano di zona, c'è stata una conversazione dai toni pacati. Credo che questo sia il senso di costituire questi organismi, che devono servire poi a un'attività comune per un risparmio di spesa, per un'economizzazione delle risorse, per un risultato migliore per tutti. Siamo riusciti all'unanimità a trovare l'intesa nell'attribuire i punteggi per parametrare i criteri e i titoli del futuro responsabile del piano di zona. Quindi abbiamo dato massima importanza a quelle che sono le esperienze consolidate, dando un punto per ogni anno di servizio prestato per l'assistente di appartenenza nei servizi sociali. Quindi oggi possiamo dire con certezza che all'unanimità abbiamo approvato questo bando, che prevede quindi l'assunzione per 2 anni di un responsabile che è dipendente di uno dei comuni del piano, dell'ASL o della provincia, che ha i requisiti specifici da mettere a disposizione per l'intero piano. Prima una ricognizione interna e poi, se non ci saranno partecipazioni, passeremo al bando esterno. Fiducioso? Sì, abbastanza fiducioso.